Buonasera ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Allora, stasera, essendo che mi è presa un po' di malinconia e tristezza perché Riccardo è andato a lavoro, ma tornerà praticamente domani sera. Praticamente sì, domani sera, perché è proprio in trasferta. E allora stasera non mi andava di deprimermi a casa, quindi mi sono presa Alessandra e stiamo andando a farci un giro finché è aperto, perché in realtà è tardissimo, sono 6:30. Però non avevo voglia proprio di stare a casa così a, non lo so, a cucinare solo per noi due. Quindi vado a vedere un po' così due negozietti, ci facciamo un giretto e poi vediamo se prenderci qualcosa anche da mangiare per cena, così non sto a cucinare, insomma. Mi rilasso un po' anche io, ecco, stacco un po', mi riposo. E niente, bando alle ciance e vado perché poi chiude tutto, perché è tardissimo. Ciao! Ragazze, tornate. Tra l'altro ho aggiustato anche la pinza, era solo da avvitare. Vi saluta Ale e vi mando un bacino. Scusate il... oddio, dov'è? È qua, il riflesso del sole, ma è così, posso provare. Aspettate, facciamo un esperimento. No, non ce la fa, niente. Ci ho provato e niente, metto la mano. Sono tutta swatchata, tra l'altro, perché ho fatto un mini shopping. C'è scappato un piccolo shop, piccolo non tanto, comunque uno shoppinghino di principalmente make up, direi. E niente, ci siamo fatto un giretto, ci siamo guardate anche le cosine da bimba, vero Ale? I trucchini, quelle cosine lì che mi hai detto che puoi quando c'è da farti un premio, vuoi quello, giusto? Quando mi metto nella pacca mi prendo la mascherina di unicorno. Vabbè. Tutta rilassante. Sì, lei in realtà ha visto la maschera. Poi me la tolgo. Ma quella non va bene per i bimbi, amore. Ha la forma dell'unicorno, ma è da donna, da grande. No, ma io sento grande. La maschera viso, praticamente. Comunque, vabbè. Niente, ci siamo fatte un giretto appunto dentro, così avevo voglia di uscire, ragazzi. Insomma, mi è presa un po' quella tristezza. Lo so che voi direte, ma sì, oh, che lagna, perché spesso siete alcune sono sempre molto gentili e quindi scrivono in questa maniera qua maleducata, però il concetto è quello. Però io vi dico tutto, ragazze, anche la minima cosa che mi passa per la testa ve la dico, e vi dico la verità, a me proprio realmente mi sento un po' triste, perché io e Riccardo comunque stiamo molto bene insieme, facciamo sempre tutto insieme. E sono dell'idea, adesso parto, amore, e sono dell'idea che comunque ogni tanto distaccarsi fa bene alla coppia, però mi manca, perché comunque ci sono i momenti più alti, i momenti più bassi, come in tutte le coppie. Quindi quando ci sono i momenti più bassi, ovviamente come ogni compagna, moglie, fidanzata, dico anch'io, meno male che esce per andare a lavorare, perché io lavoro da casa. E meno male che non lavora neanche lui da casa, perché stare troppo insieme, il troppo stroppia, no? Ecco, però noi siamo una di quelle coppie ancora che si mancano, che non sanno non stare insieme. E quindi stasera sarà deprimermi a casa, poi sicuro domani mi è già passata la cosa. La mia faccia che è qui? Sì, che la vedono, amore. E quindi ho detto, vabbè, facciamoci un giretto, Ale, usciamo un pochettino, avevo proprio voglia un po' di uscire. Poi la sera mi piace sempre tanto, la sera siamo io e lei e mi rilasso un po' con Ale, niente di che. Ammazza, che è passato.
E niente, quindi adesso ovviamente zero voglia di cucinare, siamo io e Ale, ci prendiamo una pizza? Sì, pizza, pizza! Pizza, pizza! Vicino al fiume fa anche un po' freddino, vi dico la verità. Ragazzi, fa freddissimo. Ma io... 2 secondi fa mi hai detto che non avevi freddo. Io ho freddo, ho freddo. Hai freddo? Allora ci spostiamo da qua, dai. Perché tra l'altro l'acqua è sporchissima, penso ancora per i casini che ci sono stati su. È proprio molto fangosa, molto sporca. È tutta grigia, esatto, perché su in montagna c'è stato un po' un pasticcio e quindi l'acqua è rimasta sporchina. È la tua macchinina. Sì, è la macchina di mamma. A dopo, macchinina. Sì. Andiamo. Dobbiamo andare a ordinare la pizza. Ma vabbè. 5. Vai. Adesso è un cuoricino. Vogliamo a casa con le pizze. Sei contenta? Andiamo a mangiare la pizza a casa. Mangiare la pizza a casa. Eccoci, siamo tornate! Finalmente si pappa! C'era questo pizzaiolo che con Ale è stato carinissimo. Allora, ragazzi, anche voi dovete andare in pizzeria perché la pizza è stupenda e buona. Vedrete, assaggiatela e scrivete nei commenti. Ma non è che loro sanno dov'è la pizzeria dove andiamo noi. Loro abitano in altri posti. Sì, ma poi è andato nella pizza. Vabbè, voi mangiate la pizza. Questa qua è una pizzeria che fa proprio pizza tipica napoletana ed è buonissima. Anche la sua è margherita. E poi le ho aggiunto qualche patatina. Vabbè, mangiamo perché abbiamo una fame. Le ho messe sì, molto spartanamente sul cartone. Abbiamo fame. Ragazzi, allora, finita la pizza meravigliosa, era buonissima, però prima di mettere a nanna Ale, che mi sta aspettando, si sta leggendo un libro, volevo farvi vedere gli acquistini super che ho fatto da Bata Upim. No, non è né Bata né Upim, in realtà è una profumeria che c'è all'interno di questi due, questo complesso di questo mini centro commerciale. C'è scritto sul sacchetto idea bellezza profumeria. Segniamo un velo pietoso. Allora, parto, visto che sono le cose un po' più cicce che ho visto in cassa e non potevo non provarle. Allora, c'erano questi pacchettini, sono praticamente delle, si chiamano Glitter Mania salviette glitter rinfrescanti bronze per un effetto glitter sulla pelle. E appunto, per ora che ci si mette ancora la maglietta, si esce ancora un po' la sera, essendo che sono ancora sere d'estate, se così vogliamo chiamarle, con questo tempo un po' pazzerello, volevo provarle, ma anche se non è estate, sinceramente, te le passi sopra, ti rimangono quei glitter, magari quando c'è un compleanno, anche te la passi qua, si vede un po' più brillante, un po' sul viso, insomma, adesso poi le proveremo insieme, però... Non credo sia un glitter importante, comunque tanto magari domani mattina le vediamo. E ne ho preso uno in versione mignon, anche per Alessandra, guardate che carino perché lei adora il viola
E poi va pazza per i glitter, quindi glielo ho presi anche a lei da mettere nel suo beauty, perché lei ha il suo beauty. Glitter mania sempre, salviette glitter rinfrescanti pink unicorn per un effetto glitter sulla pelle, praticamente stessa cosa ma versione un po' più bimba, un po' più da borsetta, non per forza bimba. Poi invece di make-up ho preso un po' di cosine che mi servivano. Allora ho preso questo qui di Astra. Si chiama Pure Beauty Mosaic Face Powder con amido di mais, abbronzatura naturale, scolpisce, leviga, uniforma, 90% ingredienti di origine naturale. Questo qua. E dentro si presenta così. Fatto così. Per fare un po' di contouring, insomma, polvere universale per esaltare il viso con i colori della terra, quindi lo puoi usare anche un pochino come blush, magari sto un po' più al centro dove c'è il rosa, qui faccio un po' di blush, oppure per fare un po' di contouring nelle parti più scure. E non ha profumazione particolare, forse proprio perché è 90% di origine naturale, però ho annusato per dirvi se eventualmente profumava. Poi ho preso questo qua che è si chiama Madame Lipstilo, Matte, The Matte, perché è della linea Matte, No Transfer e Waterproof Creamy to Matte di Astra sempre. E vi faccio uno swatch, tanto ancora la mano impiastricciata, nonostante le abbia lavate le mani, e rimane così. A me piaceva un sacco, vi dico la verità, cioè secondo me sulle labbra è qualcosa di stupendo, magari domani mattina lo metto e lo proviamo insieme. Poi ho preso questo, sempre di Astra, Jumbo Glitter Matitone Occhi Sparkle Effect, che è praticamente come la punta, tutta praticamente bianca. Faccio uno swatch qui, bianca ma glitter. Quindi secondo me ci starebbe bene sotto qui quando sei truccata, oppure anche da utilizzare anche come insieme a un ombretto, quindi fare delle parti un po' più o una linea sopra l'eyeliner, oppure insomma si può provare anche eventualmente tutto come ombretto per la sera, risulta sicuramente un po' importante, però insomma mi ispirava da fare qualche trucco un po' più speciale o da sera. Poi, adesso sono tutta pasticciata, ho preso anche sempre come matitone questo qui nero che ho pagato un pochettino, costicchia questo, oddio, adesso i prezzi non me li ricordo, mi pare 2,50, 1,50, 6,90 mi pare il rossettino di questo che vi ho swatchato qui, il matitone mi pare 4,50 euro e questo sui 7,90 euro. E poi ho preso questo che è stata la cosa più cara, però ci tenevo che fosse super top perché altrimenti mi si scioglie proprio, mi cola. Ecco, quindi io già la metto poco proprio per questo motivo, quindi le ho chiesto una cosa proprio super e mi ha dato questo matitone di Pupa, il Made to Last 012 Waterproof Eyeshadow. Con questo mi ha detto: se non hai l'eyeliner dietro o non lo trovi, puoi tranquillamente farti la linea anche con questo matitone. E in più va benissimo per l'interno dell'occhio proprio perché non sbava, è proprio super top. Mi fa ti durerà tantissimo perché è bella, bella piena, bella corposa. E l'ho pagata, mi pare, 16. Questa è costata tanto, però ci tenevo fosse buona perché già a me fa un po' impressione andare dentro l'occhio, ci tenevo che fosse un buon prodotto. E poi ho guardato per il fondotinta, il classico fondotinta, ne ho ancora un pochettino ma sta terminando. E poi ho visto questa e allora ho detto proviamo, proviamo, è super specchiata, infatti c'era la pellicola, l'ho tolta perché si era un po' rovinata. Second skin, quindi proprio una seconda pelle. Ma non pesante, non effetto cerone, addirittura col pulsantino si schiaccia ed è proprio così, c'è la parte cremosa, la spugnettina, ma io penso che utilizzerò quelle lì, non mi viene il nome, quelle lì, avete capito? Poi toglierò la pellicolina anche per lo specchio, insomma, carina. Che
Carina, carina, carina. E invece del solito fondotinta ho preso questo qua. E basta, insomma, direi che basta. Questo lo terrò come scorta quando finisco poi il fondotinta. Sto sempre inutile che tengo il sacchettino, metto tutto via e me lo porto su nel mio cestellone di Primark, quello che vi piace tanto, Lilla. Queste qua le nascondo perché le faccio una sorpresa domani mattina, perché adesso sto per andare a nanna, altrimenti non ne usciamo più. E questi qua nuovi me li porto tutti su. Ragazzi, momento struccaggio. Tra l'altro vi segnalo queste salviette qua. Sono super. Le avevo trovate da Lidl, era l'ultimo pacchettino e ora capisco perché. Sono veramente qualcosa di stupendo. Mi piacciono da impazzire, solo che non le ho mai viste da nessun'altra parte, sinceramente. Quindi qui da me, insomma, voi sicuramente se abitate in città le troverete, oppure su Amazon magari, non lo so. Comunque hanno un profumo strepitoso, ma poi sono morbide. Specie prima di Nanna ti lasciano proprio quel profumo avvolgente di Nivea che io sapete che sono in fissa, cioè da sempre, con la Nivea, cioè proprio piace la crema, infatti vorrei riprenderla, la classica classica Nivea, è veramente buonissima sia il profumo che tutto, ci vado pazza ragazzi. Tutto ciò che è Nivea per me è wow. Wow. Quindi niente, mi strucco bene bene con questa perché non c'ho. Ah, già, che vi avevo fatto lo swatch anche del. Cioè, pazzesco, col sapone non era andato via quello che. Ho swatchato il negozio e con questa sì, cioè per dire. Tanto ne ho già tirata fuori un'altra. Poi mi lavo i denti, ragazze, volo a nanna perché domani mattina devo andare in posta nuovamente a fare una commissione, quindi posta. E poi boh, adesso vediamo, magari in teoria dovrei vedere, dovrei incontrarmi anche con Sara, però come sempre ad Ale non dico nulla perché insomma si diverte con queste sorpresine. E basta ragazze, mi lavo i denti, mettiamo a posto questa. E vado a nanna perché domani sveglia presto. Ero più bella truccata. Vi voglio bene, ragazze. Grazie per esserci sempre. Ci vediamo domani. Sento che domani sarà un vlog magico. Ciao.